Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, benvenuti qui a Vicenza, ai piedi dei Colli Iberici, nel mio paesello natio. Come vi ho annunciato nello scorso video, fra qualche tempo partirò per il Cammino di Santiago, farò il cammino inglese, quindi oggi parto per fare un allenamento, chiamiamolo così, e non so dove questo allenamento ci porterà. Fatto sta che adesso salirò i colli e poi vi racconto un po' cosa succede. Allora ho scavalcato il monte, sono sceso giù nella Riviera Berica, adesso proseguirò un po' lungo questa strada che nei video di questo canale compare abbastanza spesso, perché l'ho fatta durante il cammino Fogazzaro Roy e l'ho fatta anche quando ho fatto la puntata sul mio record personale, che potete trovare, scorrere giù nella lista dei video. Quindi procediamo sulla Riviera Berica e vediamo cosa ci riserva questa giornata, partita all'insegna solo del voler allenarsi. Stavo facendo tutto un pippone sull'allenamento, sulla preparazione, sul come intendo affrontare il cammino e via dicendo, no? Stavo pensando anche a che video proporre. Insomma, in questo flusso di pensieri, poi passo dopo passo la mente si è acquietata fino al momento in cui devo ancora adesso devo scegliere che strada prendere. E mi è venuto in mente di fare una pazzia oggi. Pazzia, oddio. Una cosa che non avevo in programma. Quindi proseguo su questa strada, quella che mi porterebbe a Monte Galda seguendo sempre il cammino Fogazzaro Roy, e vediamo qual è questa invenzione che ho avuto oggi. Ve la dico dopo perché sta prendendo forma nella mia testa. Comunque, vamos. Ridiamo insieme, va. Questo è il paese di Longare, i Colli Iberici, e qui ci sono i Colli Euganei. Ciao!
Eccomi arrivato a Monte Galda. Da qui parte il cammino Fogazzaro-Roi che porta a Tonezza. Lo trovate anche questo sul canale, perché l'ho fatto qualche tempo fa. Adesso io, nonostante il tempo si stia annuvolando molto, lascio una Monte Galda in festa, percorro l'argine sinistro del fiume e mi addentrerò fino alla provincia di Padova. Intanto vado verso Veggiano. Il camminatore seriale molto spesso non considera la pianura, non considera la campagna, non considera i percorsi dove non ci siano dislivelli. Il camminatore seriale si perde alcune meraviglie che andrebbero viste, che meriterebbero rispetto. Me ne rendo conto, faccio un mio profondo mea culpa e sono contentissimo di camminare su queste strade. Sono a Cervarese Santa Croce, ci sono delle documentazioni storiche e credo che, dato che mi sto facendo prendere dal fiume Bacchiglione, dal suo scorrere, credo che andrò a Padova. Mancano 15 chilometri e quindi si va a Padova. Venite con me. Vamos, let's go! Abbiamo appena visto San Martino della Vanesa, altro bellissimo posto. Porca miseria, questo giro mi sta sorprendendo veramente. Partito che doveva essere un semplice allenamento, si sta rivelando una scoperta incredibile.
Ad un certo punto, nei pressi di Saccolongo, siamo già in provincia di Padova, si entra in una dimensione spazio-temporale tutta sua, perché sono 10 chilometri che vedo cartelli che mancano 20 chilometri a Padova. Al che mi sorge veramente il dubbio che io stia finendo in Islanda e non a Padova, cazzo. 10 chilometri che mi dicono che mancano 20 chilometri a Padova. 3 chilometri fa chiedo a una comitiva di persone in bici quanto manca a Padova 20 chilometri. Incontro appena adesso un signore a piedi, chiedo quanto manca a Padova 20 chilometri. Ragazzi, questo è un rebus che fra 20 chilometri avrò risolto. Da Selvazzano dentro credo inizi la parte più noiosa di tutto il percorso di oggi, quindi adesso con molta pazienza, in mezzo a molto traffico, cercherò di arrivare a Padova. Adesso sì che vedo i cartelli che mancano 8 chilometri, quindi ci siamo quasi. Ultimi sforzi, dai che si arriva a Padova. Dopo Selvazzano, un dritto per dritto in statale, si arriva in quel di Padova e posso ritenermi contento e soddisfatto di esserci arrivato con le mie gambe da casa mia. Adesso l'unica cosa è cercare di arrivare in stazione. Comunque adesso vi faccio vedere che sono arrivato veramente a Padova. Prato della Valle, Sant'Antonio. Wow! Un po' di dati, sono partito alle 8:30 di questa mattina, sono arrivato qui a Padova alle 16:40 dopo aver fatto 40 chilometri. Oggi mi sono sparato 40 banane. Ma va bene così, volevamo fare un allenamento e credo sia stato fatto in maniera più che dignitosa. Adesso comunque non finisce qui perché devo arrivare in stazione e magari il saluto ve lo do da là, così vi do il conto preciso dei chilometri, che poco servono, poco contano, però aumentano sempre un po' l'autostima. Intanto ultimo sguardo. Prato della Valle, il mercato. E adesso dritto di qua per andare verso la stazione. Questo allenamento Vicenza-Padova a piedi non è stato solo un allenamento fisico e per le gambe, ma è stato anche un allenamento mentale, perché mi sono fatto tutta la giornata da solo sull'argine del Bacchiglione, meditando, standomene per gli affari miei, piombato in città. C'è stato quell'effetto dirompente delle persone e cacchio, quindi anche un allenamento mentale proprio sul cambio dell'essere da soli prima e poi in un attimo trovarsi coinvolti in mezzo al marasma di persone. Te lo aspetti,
sai che arriva, ma forse di base io personalmente non ne sono mai pronto. Doveva essere un semplice video di allenamento, è diventato un video ancora più coinvolgente. Questo percorso da Vicenza a Padova spero vi sia piaciuto. Vi saluto dal Parco degli Eremitani. Dopo 41 km e 120 metri, direi che mi sono divertito, mi sono gustato specialmente la parte sull'argine del Bacchiglione. È un giro lungo, però credo sia stato veramente un buon banco di prova prima di iniziare il cammino di Santiago. Arriveranno altri video, arriveranno altre novità in merito e fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche questo video vi è piaciuto. Soliti like, solite interazioni, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao!